drop shipping, Amazon FBA, affiliate marketing, online courses, social media marketing agency. Ascoltami molto attentamente. Come ben stai notando, stiamo entrando all'interno di una nuova era digital. Ed ovviamente il mondo sta cambiando. Sta cambiando il modo in cui acquistiamo, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui viviamo e così via. Ma soprattutto sta cambiando il modo in cui le persone fanno affari, il modo in cui le persone guadagnano. Gli esperti la chiamano la nuova economia dell'arbitraggio. Ma nella realtà dei fatti cosa significa? E come si può sfruttare questa nuova economia per guadagnare anche centinaia di migliaia di euro ogni singolo mese con costanza? Esistono anche tantissimi giovani che approfittano di questa nuova economia per essere pagati quanto un medico o un avvocato di alto livello, ma ovviamente senza avere neanche una laurea e senza esperienze passate. Come? Continua ad ascoltare questo video e ti prometto che ti farò raggiungere lo stesso livello di queste persone qui. E anche tu saprai esattamente a come generare questi risultati. Se hai cliccato questo video, è ovvio che stai qui per i soldi, perché vuoi fare un business online, oppure potresti avere un'azienda e la vorresti scalare online. In questo video ti mostrerò come avviare un'impresa e come scalarla con zero capitale iniziale e cominciare a fare numeri da capogiro in pochissimo tempo. Ora voglio essere sincero con te al 100%, non è detto che otterrai gli stessi risultati miei oppure dei miei studenti. Dopotutto studiamo e lavoriamo su questo sistema ogni giorno in modo ossessivo e anormale da anni. Siamo estremamente fedeli al nostro lavoro e non perdiamo tempo in stronzate. Se tu sei una persona che sta cercando soldi facili oppure un guadagno extra, questo video non fa per te. E ti dirò di più, io, il mio team e i miei studenti ci allontaniamo totalmente dalle persone che promettono rendite facili, veloci, passive e tutte quelle idiozie lì. Personalmente mi piace essere chiaro e trasparente in tutto quello che faccio, mettendoci anche la faccia. Questo perché ho costruito il mio successo e la mia reputazione in anni e anni di duro lavoro. E pur non potendo garantirti di arrivare a ottenere lo stesso mio successo, posso però prometterti che entro la fine del video anche tu saprai cosa devi fare per raggiungere gli stessi risultati di me e dei miei studenti, che pur sembrando dei geni del business sono persone normalissime, partite anche loro da zero, ovviamente nella maggior parte dei casi. Anche loro una volta non capivano questo mondo, erano disorientati, spaventati dal loro futuro. Anche loro avevano la maggior parte dei problemi quotidiani che hanno tutte le persone comuni. Poi però qualcosa è cambiato. Ora però voglio che tu sia sincero con me, perché dopo che io lo sono stato con te mi aspetto la medesima cosa. Chiudi gli occhi e metti da parte la gelosia, smetti di giudicare gli altri per un minuto. La vita che stai vivendo oggi è la vita che vuoi vivere per il resto dei tuoi giorni? Oppure dentro di te c'è qualcosa in più? Una fiamma forse che si sta spegnendo piano piano e che invece vuole riaccendersi e brillare? Apri pure gli occhi. Quella sensazione lì è la stessa sensazione che ho provato sia io un tempo che i miei studenti all'inizio, quando hanno deciso di cambiare la propria situazione in modo anche abbastanza drastico. Vuoi rimanere nella situazione in cui ti trovi ora e continuare a giudicare chi invece è stato abbastanza coraggioso da prendere la sua strada? Oppure vuoi mettere da parte l'odio e la gelosia e cambiare forse anche tu? Prendiamo un attimo l'esempio di Mattia, che da zero, ovviamente attraverso il traffico organico senza spendere un euro, è riuscito a generare 3.000 euro in un singolo giorno. Prendiamo l'esempio di questo altro nostro studente che è riuscito in una settimana a generare più di 18.000 euro in 7 giorni a malapena, arrivando a generare quasi 19.000 euro a settimana. Prendiamo anche l'esempio di quest'altro studente che è riuscito a generare, ad avvicinarsi, a raggiungerlo il primo K-Day, il famoso K-Day, quindi 1.000 euro al giorno. Prendiamo anche questo altro studente che ha quasi raggiunto 1.500 euro in un singolo giorno attraverso l'e-commerce. Nel caso in cui tu non mi conoscessi, mi presento un attimino. Mi chiamo Luca Valore e sono un imprenditore multimilionario che è partito all'incirca 10 anni fa. Ovviamente i primi anni li ho passati di senza risultati, negli ultimi 5 anni ho fatto un discreto botto. Ho generato milioni e milioni di euro di incassi attraverso il mondo del digitale e stiamo scalando sempre di più le nostre aziende online. Ogni anno duplichiamo i nostri incassi netti. Se sei un principiante che ha voglia di fare, non vuoi passare il resto della tua vita a fare il dipendente con un lavoro che non ti piace eventualmente, oppure a perdere i tuoi risparmi su investimenti rischiosi o addirittura a spendere soldi inutilmente guadagnati duramente ancora prima di aver guadagnato solo un singolo euro, allora questo video sicuramente è
per te. Ti mostrerò il mio metodo pratico, pronto all'uso, in 4 fasi che sta permettendo anche a ragazzini in tutto il mondo di essere pagati quanto un medico o un avvocato. Ti spiegherò tutto in questi 55 minuti e se non hai anche questo piccolo tempo da investire per il tuo futuro, ti posso assicurare che questo metodo non fa per te. Se invece hai deciso di rimanere e guardare questo video fino alla fine, ti farò un regalo. Ricordati però di ascoltare bene questa spiegazione passo passo del mio metodo pronto all'uso, in particolare per quanto riguarda la terza e la quarta fase di questo metodo, che sono le fasi in cui la maggior parte delle persone incontra difficoltà. Ma chi sono io per dirti tutto questo? Sappi che tutto quello che ti dirò in questo video lo dico per esperienza. Ad oggi gestisco più di 30 negozi online, guadagnando cifra 7-0 dai miei business già da tempo. Sono proprietario della Valori Int, dove aiuto migliaia di persone a creare il proprio impero online. Sono stato citato da vari articoli, Forbes, eccetera, eccetera, ma non ci interessa più di tanto. E sono stato citato come maggior esperto di e-commerce. La nostra azienda è diventata partner ufficiale di Shopify, la piattaforma numero uno per fare e-commerce. Ma non solo, ovviamente, ho scritto tantissimi libri di altissimo successo, basta guardare le recensioni e ne abbiamo venduti veramente tanti. Al momento della registrazione di questo video, ad esempio, abbiamo anche più di 40 immobili di proprietà e non anche gestione per quanto riguarda gli affitti brevi. Quindi abbiamo penetrato anche il mercato dell'immobiliare e tutti questi immobili ovviamente guadagnano cifra 6-0. Il motivo per cui ti dico tutto questo non è perché voglio che tu faccia tutto quello che sto facendo io. Assolutamente no, anche perché è meglio concentrarsi su una cosa sola e farla fatta bene rispetto a che farne 50 fatte tutte male. Ciò che invece voglio farti capire è che avendo provato tantissimi modelli di business diversi, so per certo che quello che ti andrò a descrivere oggi in maniera più approfondita è realmente quello che funziona meglio. Ecco perché quando ti parlerò dei diversi modelli di business condividerò reali pro e contro di ognuno di essi, secondo la mia esperienza, senza peli sulla lingua. Quindi iniziamo un attimo. Ci sono 3 motivi principali per cui questo modello di business funzionerà così bene. Numero 1, è un modello semplice e intuitivo, adatto anche ai principianti. Numero 2, è un'industria che sta esplodendo, il che significa che la domanda è ai massimi storici e l'offerta non è soddisfatta. Numero 3, approfitta della nuova economia dell'arbitraggio che ti spiegavo prima, dove si sta dirigendo il mercato. Questo vuol dire che iniziare prima di tutti avrà un grossissimo vantaggio poi nel futuro. Ora lascia che ti spieghi questi punti. Prima di tutto, cos'è un modello di business semplice adatto ai principianti? Te lo spiegherò facendoti capire come solitamente le persone iniziano un business online e perché il 90% di loro fallisce. Se stai cercando di avviare un business online, non fare questi errori, è fondamentale per il tuo successo. La maggior parte delle persone parte cercando video online e poi provano a fare soldi con il dropshipping, con Amazon FBA oppure l'affiliate marketing o con infoprodotti o così via. Ma nessuno si prende mai il tempo di valutare tutti questi modelli di business e scegliere con calma e intelligenza quello corretto. Non prendendosi il tempo necessario per capire come funzionano i vari business, le persone non si accorgono che la maggior parte dei modelli non sono adatti ad un principiante o ad una persona che inizia completamente da zero. Non ti sto dicendo questi modelli sono una truffa, ovviamente sono tutti fattibili, però alcuni di questi modelli di business consentiranno di fatturare milioni di euro al mese, ma sarà davvero difficile avere successo partendo da zero. Altri modelli invece ti permetteranno di fatturare solo 100.000 euro, ma sarà molto più semplice raggiungere risultati per un principiante. Alla fine la gente finisce per perdere un sacco di tempo inutile e fare niente, il che si traduce in essere continuamente frustrati e smettere di provarci prima di aver raggiunto anche un solo minimo successo e perdere tutti i risparmi che hanno investito. Cosa succederebbe se passassi un po' di tempo a valutare effettivamente quanto sono semplici e intuitivi tutti i modelli di business online prima ancora di buttarci dei soldi all'interno, quindi fare un'analisi prima di entrarci all'interno? E ho creato questo video proprio per farlo insieme, quindi facciamolo. Ci sono 6 parametri che entrano in gioco quando devi valutare un business: guadagno unitario, capitale iniziale, margini di profitto, domanda, compimento, tipo di affare. E sono i 6 punti cruciali. Per guadagno unitario intendo il totale di denaro che guadagni per ogni transazione. Per capitale iniziale intendo quanti soldi di investimento iniziale sono necessari per far decollare la tua attività.
attività. Per margini di profitto intendo la parte di denaro che tieni effettivamente rispetto a quello che ricavi. Per domanda intendo la quantità di persone all'interno del mercato che sono interessate a comprare il tuo prodotto barra servizio. Per compimento intendo la modalità e il processo di consegna del prodotto o servizio comprato dal tuo consumatore. Infine, per tipo di affare intendo la tipologia di pagamento, se singolo ad esempio o ricorrente. Ora usiamo questi parametri per giudicare i modelli di business più comuni online. L'affiliate marketing è la vendita di beni di altre persone tramite diverse strategie di marketing in cui tu vai a guadagnare una commissione per ogni unità venduta. Ha un guadagno unitario che varia dai 50 ai 250 euro di media, dipendentemente dal tipo di prodotto o servizio venduto. Ciò significa che per guadagnare 10.000 euro al mese dovresti vendere dalle 40 alle 200 unità ogni 30 giorni. Ora non so se hai mai provato a farlo, ma ti posso assicurare che per un principiante vendere dalle 40 alle 200 unità ogni mese è molto difficile. Richiede competenze avanzate di marketing e vendita, oltre che un grosso capitale iniziale. Il che ci porta direttamente al secondo parametro, il capitale iniziale. Iniziare questo tipo di business ti richiederebbe all'incirca dai 1.000 euro ai 5.000 euro minimo, che ovviamente potrebbero essere buttati se non sai esattamente cosa stai facendo. Inoltre ricordati che di quei 10.000 euro guadagnati grazie alle 200 unità vendute, i margini di profitto non sono altissimi, perché solitamente per vendere le unità devi investire in pubblicità, che può costarti dal 60 all'80% di tutti i ricavi. Il che significa che di quei 10.000 euro potresti guadagnarci effettivamente solo dai 1.000 ai 4.000 euro. La domanda varia ovviamente rispetto al prodotto o servizio venduto. E se è vero che ci sono alcuni prodotti che hanno un'alta domanda, la maggior parte ha già anche una grande offerta. A mio avviso, l'unico vantaggio dell'affiliate marketing è la facilità nel compimento, dato che una volta che hai venduto una unità, sarà il proprietario del prodotto a doversi arrangiare per la consegna e tu non dovrai fare più nulla. Infine, il tipo di affare è solitamente una tantum, ovvero che vieni pagato una volta per singola vendita, non hai pagamenti ricorrenti sulle vendite passate. Ora, diamo un'occhiata ad Amazon FBA, ad esempio, che consiste nella vendita di prodotti fisici sulla piattaforma di Amazon, lasciando che poi proprio Amazon si occupa della spedizione per te. Parlando di Amazon FBA, il guadagno unitario può variare dai 20 ai 300 euro. Qui abbiamo già affrontato lo stesso problema parlando dell'affiliate marketing, ovvero che dovresti vendere dalle 33 alle 500 unità al mese per arrivare a fare i tanto famosi 10.000 euro mensili. E come ti ho già spiegato, non è molto facile come sembra. Il capitale iniziale non aiuta, perché per iniziare con Amazon FBA dovrai investire all'incirca dai 1.000 ai 10.000 euro di minimo. All'interno di Amazon FBA e del suo ecosistema, minima spesa iniziale oltre a un'eventuale formazione sono dai 1.000 euro ai 10.000 euro, soprattutto per il fatto che devi fare stock, senza considerare ovviamente tutti i costi che devi sostenere per incominciare a piazzare il tuo prodotto a mercato, rankarlo eccetera eccetera, senza considerare anche tutti i vari tool che sono molto costosi nella nicchia Amazon. E non sai neanche se quel prodotto effettivamente venderà una volta che hai fatto stock, il che significa che ti prendi il rischio enorme di rimanere bloccato con tutti i prodotti non venduti sul groppone, sulle spalle, che ovviamente hai già pagato senza alcuna idea di cosa farne. E fidati di me se ti dico che non è divertente per nulla. Tanti miei studenti hanno avuto questo identico problema quando hanno provato a buttarsi a capofitto in questo business. Sai quanti studenti ci sono arrivati? Ho provato ad Amazon FBA e mi ritrovo con 30, 40, 50 mila euro di stock sul groppone. Come faccio a venderli? E a quel punto è un problema. Poi hanno deciso di fare e-commerce in una maniera totalmente diversa, fortunatamente per loro. Parlando invece dei margini di profitto, potrebbe essere anche minore rispetto a quelli dell'affiliate marketing a causa del costo delle merci. Quindi rispetto all'affiliate marketing, in più su Amazon FBA dovresti aggiungerci il costo della merch, che te la devi comprare tu. La domanda dovrebbe essere un vantaggio, perché in questo caso è ovviamente Amazon che si prende cura del traffico e ne ha a bizzeffe. Se non fosse che l'offerta di prodotti è altissima in tutte le nicchie e trovarne di veramente innovativi è davvero impossibile al giorno d'oggi. Ed ovviamente Amazon ha alcune criticità anche una volta che vede che tu stai vendendo molto, perché non sono scemi. Amazon e competitor vedono quanti prodotti vendi, quindi se ne vendi tanti potresti farti arrivare molti altri competitor. E ci sono anche tantissimi casi, ad esempio, di account completamente bannati, gente che ha investito decine e decine di migliaia di euro e poi dopo svariati mesi si è visto tutto il lavoro bruciato perché l'account è stato bannato da Amazon per un qualsiasi motivo. Quindi controbilancia, e alla fine la domanda anche qui diventa bassa. Potresti inoltre pensare che il compimento sia semplice
percepisce perché lo fa Amazon per te, e invece no. Sei tu che dovrai affrontare la parte di logistica durante la vendita dei prodotti e gestire l'inventario in modo che Amazon possa infine spedirli. Ed è una grande rottura, soprattutto con tutti gli altri problemi descritti e il fatto che il tipo di affare è un pagamento singolo ad ogni vendita, non è un abbonamento. Vediamo ora ad esempio il Social Media Marketing Agency, che ovviamente io ne faccio parte e noi generiamo milioni attraverso la nostra agency, ma ovviamente ci sono delle criticità. È un'agenzia di marketing che normalmente fa uso di pubblicità a pagamento per aiutare altre aziende a promuoversi e ottenere più clienti, quindi è un'agenzia che aiuta clienti a guadagnare di più. Il guadagno unitario può essere abbastanza alto e variare da 300 a 2000 euro al mese, diciamo, una piccola agenzia, quindi nel momento in cui startate. Noi ad esempio abbiamo clienti che ci pagano decine di migliaia di euro al mese, ma siamo noi, non va bene per una persona che parte da zero. E se prendiamo il solito esempio, significa che una persona dovrebbe soltanto fare all'incirca dalle 5 alle 35 vendite per poter guadagnare 10.000 euro mese. Il capitale iniziale è abbastanza alto, all'incirca dai 2.000 ai 10.000 euro. Ora vi spiego il perché. Essendo un business basato sui servizi personalizzati al cliente, è molto difficile fare tutto da soli. Ciò significa che oltre ai costi delle piattaforme di vendita, di costi legati alle pubblicità, eccetera, eccetera, bisogna anche pensare ai costi in caso di assunzione di collaboratori o dipendenti per scalare la propria agenzia. Oltre al fatto che per un principiante questo business può essere molto difficile da iniziare. Non puoi avviare un'agenzia che aiuta persone che hanno magari un'attività a scalarla attraverso il proprio e-commerce, perché tu l'e-commerce non lo sai fare. E la prima cosa in assoluto che devi fare ovviamente è acquisire le skills e ottenere risultati nell'e-commerce prima di poterti avviare un'agenzia che si occupa di quello. Bisogna anche sapere come vendere direttamente al cliente finale, il funzionamento delle pubblicità per poter erogare un corretto servizio promesso al proprio cliente, il funzionamento dietro la logistica di un business così complesso e via dicendo. E non ho ancora parlato dei tempi lunghissimi per imparare a fare tutto questo. E anche se non si facesse tutto da soli e semplicemente si delegasse tutta un'altra azienda, bisognerebbe comunque trovare clienti e venderli il servizio. Poi i margini di profitto sarebbero molto bassi e varierebbero dal 15 al 50% se si è molto bravi. La domanda è bassa per questo tipo di servizio perché, pur essendo un servizio richiestissimo, quasi tutta questa richiesta viene già soddisfatta dalle più grandi agenzie di social media marketing che già sono in circolazione, tipo la mia. Quindi, essendo altissima l'offerta, alla fine non diventa molto facile entrare ora in questa nicchia da principiante. Come già detto, il compimento è molto complesso, dovendo imparare da zero una nuova skill che richiede mesi se non anni di studio e pratica e soldi da investire. Ed eventualmente neanche solamente una skill, vi servono decine di skill per poter gestire a 360 gradi un cliente. Senza ovviamente anche dimenticare che poi bisogna soddisfare tutte le richieste continue di clienti one to one e gestire la logistica dell'azienda. Il tipo di affare è forse l'unica cosa bella di questo business, essendo ricorrente la maggior parte delle volte. Però chi cerca di propinarvi questo modello di business si dimentica molte volte di dirvi che è comunque difficile tenere i propri clienti ogni mese, perché questi potrebbero benissimo cancellare il loro accordo con voi subito dal primo mese. Passiamo ad un altro business e parliamo degli infoprodotti. Cosa sono? Gli infoprodotti, come si può ben intuire dal nome, sono prodotti che contengono informazioni, come per esempio ebook, audiolibri, corsi online, eccetera eccetera. Con gli infoprodotti abbiamo un controllo del prezzo e quindi il guadagno unitario può variare dai 10 ai 2000 euro circa ad unità, il che significa che per fare 10.000 euro al mese dovresti vendere dai 5 ai 1000 prodotti. Sono però due i problemi principali. Il primo è che per vendere infoprodotti solitamente si deve essere già conosciuti oppure avere già un grosso personal brand, tipo me. E il mio personal brand me lo sono costruito in 4 anni e passa, perché è difficile vendere informazioni se si è un signor nessuno. Il secondo problema è che dovete creare il prodotto da zero. Un infoprodotto, come un corso o un libro, richiede mesi se non anni di lavoro prima di essere pronto al lancio, e alla fine non si è neanche sicuri che il prodotto piacerà al mercato. Alcuni nostri corsi, per renderli completi, ci abbiamo messo degli anni. Il capitale iniziale è alto, proprio come nell'esempio dell'affiliate marketing, perché oltre al tempo investito per la creazione del prodotto e quella del proprio personal brand, bisogna investire in software, automazioni per il fulfillment, pubblicità e attrezzature. Il capitale iniziale richiesto infatti varia dai 1000 ai 5000 euro
minimo. Per lo stesso motivo i margini di profitto non sono il massimo e possono variare dal 40 al 60% circa. Costo venditori, software, eccetera, eccetera. Specialmente all'inizio i margini sono inferiori, perché sui grossi volumi i costi fissi diventano nocciolina. La domanda varia rispetto alla nicchia di prodotti e dal livello di fama del vostro personaggio. Sicuramente iniziare ora a vendere corsi online non è proprio una buona idea, considerata la quantità di persone che ogni giorno vogliono entrare in questo mondo. Il compimento, come già detto, è molto difficile, dovendo creare i prodotti da zero e dovendoli vendere direttamente al cliente finale, con tutti i problemi derivanti, pur essendo solitamente prodotti strettamente digitali. Il tipo di affare qui può variare dipendentemente dal tipo di prodotto che si vende, se un prodotto ad abbonamento, un prodotto una tantum. Il problema anche qui sono i costi. Pur vendendo un prodotto una tantum, il cliente che riceve un infoprodotto dovrà essere continuamente seguito giorno dopo giorno. I nostri studenti vengono seguiti H24 7 giorni su 7. Sai quanto mi costa? Ora capisci perché è così difficile avere successo nel business online da principiante? Se non scegli l'attività giusta da iniziare, puoi incappare in tantissimi problemi di cui non eri minimamente a conoscenza. Quindi, dopo aver esaminato tutti questi modelli, la domanda che ti starai chiedendo è: ma quindi esiste un modello di business con un alto guadagno unitario e che quindi richiederebbe poche vendite per arrivare a fare 10.000 euro al mese, che non richiede di rischiare grosse somme di denaro, quindi con un capitale iniziale necessario basso o addirittura inesistente, che permette di avere margini di profitto alti per cui c'è un'alta domanda nel mercato, in cui il compimento è semplice e infine per cui il tipo di affare è ricorrente, così da avere un guadagno che aumenta mese dopo mese? Sembra un sogno irrealizzabile, invece esiste proprio un modello di business che rispecchia esattamente tutti questi criteri. E lo posso dire con sicurezza, perché è lo stesso modello di business che ho utilizzato io per passare da vivere in una mansarda, povero in canna, a vivere dove mi pare, Dubai, Maldive, viaggiando dove mi pare, e ciò che mi ha permesso di diventare una persona multimilionaria. Ma non solo, perché è lo stesso identico modello di business che hanno utilizzato i miei studenti più profittevoli in assoluto. E molti studenti hanno raggiunto dei risultati fenomenali, come ad esempio questo nostro studente che in un mese ha raggiunto le 100.000 euro di incassi lordi con un margine veramente alto. E ovviamente come tantissimi altri nostri studenti che quotidianamente continuano a macinare risultati, ossia soldi nelle loro tasche. Prima di parlare a fondo di questo modello di business che, come hai visto, ha trasformato tantissimi principianti del settore che non avevano mai neanche sentito parlare di business online in mega imprenditori con cifre da capogiro, voglio che provi a pensare alla situazione attuale che stiamo vivendo. Perché negli ultimi 2-3 anni il mondo è caduto in un baratro e non sembra trovare via d'uscita. Molte imprese attorno al globo sono morte per colpa del tu sai cosa e moltissime altre aziende si sono dovute spostare online per tenere alti i loro profitti. Molte aziende sono venute da noi che si volevano spostare, hanno capito che se non facevano la transizione online andavano verso il fallimento e di conseguenza con l'aggancio all'online sono riuscite a risollevarsi totalmente. Era una direzione già prevista, era un processo già avviato. Tutte le situazioni degli scorsi anni hanno semplicemente velocizzato questo processo e sembra proprio che non cede. Continuiamo ad andare sempre più in quella direzione. Ci stiamo sempre più digitalizzando. E secondo te come ho fatto ad aiutare queste aziende? Con lo stesso identico modello di business con il quale ti sto stuzzicando dall'inizio del video. Il modello di business che io e i miei studenti abbiamo utilizzato per raggiungere tutti questi risultati è chiamato dropshipping. È semplicemente un sistema di fulfillment. Ma aspetta un attimo. Prima di chiudere questo video pensando di sapere già cosa è, come funziona, ascoltami bene, perché non è così. Perché nel mondo online tutti i guru ti insegnano questo modello di business nel modo totalmente sbagliato, perché non ci hanno mai capito nulla. Ti dicono di trovare il prodottino vincente a 10 euro e rivenderlo con un negozio online a 20 euro. Tutto questo in pochi minuti con due foto del prodotto e grazie ad una pubblicità su Facebook. Non credo esisti cosa più sbagliata. È falso. Falso. È ancora falso. Ci credo che nessuno è mai riuscito ad avere successo con questo modello di business. Il dropshipping, come lo faccio io e i miei studenti, è totalmente diverso. Ora ti spiego. Partiamo dalle basi. Il dropshipping, come probabilmente già sai, consiste nella vendita di prodotti fisici
senza dover gestire un inventario. Questo perché il prodotto viene spedito direttamente dal fornitore al consumatore finale. Tu quindi diventi un intermediario, infatti il dropshipping è anche chiamato marketing arbitrage, perché il tuo lavoro consiste semplicemente nel fare marketing per prodotti di altri. Ma allora com'è diverso dall'affiliate marketing? Semplice, con l'affiliate marketing sei affiliato ad un'azienda e guadagni una commissione predefinita ad ogni vendita. Invece con il dropshipping puoi vendere i prodotti di un fornitore usando un tuo nome, decidendo tu i tuoi prezzi, avendo più controllo su tutto il processo di vendita, permettendoti così di fare più vendite e avere ovviamente un margine più alto. Ma vediamo subito il confronto sulla tabella. Premetto che tu hai il controllo sulla maggior parte dei parametri, ecco perché penso che il dropshipping sia un business perfetto per principianti. Il guadagno unitario ovviamente lo decidi tu, dipendentemente dal prodotto che scegli di vendere e a quale prezzo. I guru su internet ti dicono di vendere prodotti low ticket al massimo 30 euro, invece solitamente io consiglio di vendere i prodotti ai ticket che possono arrivare anche a 300 euro addirittura di più. Ciò significa che dovrai vendere solo 30 unità ogni mese oppure una singola unità al giorno per raggiungere i famigerati 10k al mese. Non ti sto dicendo che è facile, ma è sicuramente meglio degli altri business. Inoltre il capitale iniziale è molto basso perché si può partire anche totalmente da zero, quindi con 0 euro, e ho spiegato molteplici volte a come farlo sia all'interno del mio canale YouTube che dentro i miei percorsi formativi della mia azienda. Solitamente suggerisco il lancio di uno store con un range che varia in una media da 0 a 300 euro, ma niente di più, il che è un grande vantaggio rispetto a tutti gli altri business. Questo perché non hai il solito problema di dover spendere soldi in stock di prodotti e non servono neanche tanti soldi per provare uno store con la pubblicità online. Tantissimi nostri studenti sono partiti con 0 soldi, non hanno speso un singolo centesimo in pubblicità. Infatti i margini di profitto sono abbastanza alti perché, come appena detto, oltre al prezzo dei prodotti non ci sono tanti altri costi obbligatori. Ciò significa che in alcuni casi i margini di profitto possono addirittura arrivare all'80%, ovviamente before tax. La domanda varia rispetto alla nicchia di prodotti che scegli, però a meno che non decidi di vendere prodotti andati fuori moda, possono funzionare anche i prodotti che stanno vendendo altre persone. Pensa ad esempio il caso di Snow. Quante volte avrai sicuramente visto questo prodotto online? Lo vendono tantissime aziende, tutte ci stanno guadagnando sopra. Oppure pensa al caso di Air App, che ultimamente va molto di moda. Questo prodotto viene venduto principalmente da un'azienda, ma conosco tantissimi altri piccoli rivenditori che con le loro diverse versioni stanno facendo un pacco di soldi. Il compimento è semplice perché, come spiegato prima, il prodotto viene consegnato direttamente dal fornitore al consumatore finale, ovviamente senza una tua interazione. E il tipo di affare può essere sia una tantum che ricorrente. Ma come? Scusa, il prodotto non è uno. Certo, questo è quello che ti insegnano i guru online. Ma fai caso di vendere, ad esempio, un olio per capelli. Prima o poi questo olio finisce e deve essere ricomprato e ricomprato e ricomprato. Ciò significa che puoi guadagnare ogni mese in modo ripetuto dai tuoi clienti acquisiti senza ulteriore lavoro. Il dropshipping è talmente malleabile come business che, dipendentemente dal prodotto scelto e dalle tue capacità, può essere modificato secondo le tue esigenze, secondo le tue personali tempistiche e secondo i tuoi obiettivi. Ripeto, ciò fa di questo business il migliore da poter iniziare in questo esatto momento, anche perché la richiesta è altissima. Questo modello di business sta davanti ai tuoi occhi ogni volta che compri qualcosa online e potrebbe essere una delle migliori opportunità di questo decennio. Non è assolutamente detto che questa occasione resti qui per sempre. Ogni giorno più e più persone provano a partire con questo business, facendo aumentare l'offerta di prodotti e diminuendo di conseguenza la domanda, facendo crollare il guadagno unitario, i margini di profitto, aumentando di conseguenza il capitale iniziale necessario per entrare. Per questo ti consiglio di iniziare subito, almeno di provarci, prima che sia ovviamente troppo tardi. Ma facciamo un passo indietro, perché probabilmente ti starai facendo tante domande. Giustamente, se sei un principiante penserai: ok Luca, ho capito, ma io non so neanche da dove iniziare, non so come vendere un prodotto online e non ho la più pallida idea di come scegliere un prodotto. La verità è che queste sono le solite scuse che le persone comuni si inventano perché non hanno il coraggio di cambiare la loro vita, perché è così. Su YouTube, per esempio, anche nel mio canale ci sono video gratis che insegnano questo esatto modello di business. Ho persino creato un corso
gratis di 12 ore che potete trovare tranquillamente nel mio canale per poter iniziare a guadagnare con questo sistema di business completamente da zero. Ovviamente, se hai ancora scuse, questo business è ovvio che non fa per te. Molte persone sono partite tempo fa e ora hanno un business che gli permette di avere una rendita costante molto proficua, che li paga mese dopo mese, ma soprattutto che gli dà una libertà a livello di tempo. I soldi non sono tutto. L'altra cosa molto importante è il distacco con il tempo. È qualcuno che non ti dia orari, è la tua libertà totale di poter prendere la tua famiglia, qualche amico, la tua ragazza e di dire senza paletti: domani prendo e me ne vado in vacanza, vado dall'altra parte del mondo. E quella è una cosa importantissima. E ci sono migliaia e migliaia di persone che sono all'interno di questo business e generano un mucchio di soldi e sono libere a livello di vita. E perché non potresti anche tu? Guarda per esempio tutti questi nostri studenti. Ogni giorno riceviamo feedback su feedback su feedback di persone che continuano a guadagnare attraverso l'e-commerce. Perché non puoi farlo anche tu? Non hai scuse, punto. Non servono soldi da investire in stock e inventari. Non devi fare milioni di vendite per guadagnare tanto. Non è necessaria una laurea, un corso specializzato e cosa più importante di tutte, è un business che si può fare da dovunque nel mondo, con i propri tempi e senza dover buttare via la propria vita in lavoro. Quindi tu che mi stai ascoltando, continua a guardare questo video per imparare il mio sistema pronto all'uso, diviso in 4 fasi per iniziare un business online di dropshipping di successo. Ti ricordo che questo è lo stesso sistema che ho usato io e tutti i miei studenti per iniziare a guadagnare decine, se non centinaia di migliaia di euro online con l'aiuto di un computer e una connessione ad internet. E ti dico anche che alcuni studenti hanno già generato il primo milione di euro online. Le 4 fasi del mio sistema pronto all'uso sono le seguenti: numero 1, prodotto; numero 2, brand; numero 3, clienti; numero 4, crescita. Se seguirai queste 4 fasi in modo corretto, dovresti riuscire a creare una vera e propria azienda che ti porta 10.000 euro al mese o 120.000 euro l'anno. Sì, hai sentito bene, un'azienda. Non stiamo parlando di magheggi con i soldi, entrate passive o cazzatelle varie, ma di un business serio che potrai scalare e che ti consentirà di fare tutto ciò che vuoi. Io lavoro tanto, ma ho la libertà di vivere la mia vita come voglio e come credo, senza essere legato al tempo o ad un luogo fisico. Come ho già detto anche in questo video, io vivo a Dubai, ma viaggio tantissimo assieme alla mia ragazza, miei amici e i miei collaboratori. Per esempio, quest'estate siamo stati in Grecia, in Italia, in Spagna e siamo praticamente stati in vacanza 5 mesi e mezzo. E oltretutto, stando in vacanza, abbiamo anche generato il nostro mese record da quando ho iniziato a fare business online. Abbiamo generato 800.000 euro in un singolo mese. In inverno andiamo sempre ad isolarci nelle montagne innevate in Svizzera. Se io volessi ora potrei prenotare un volo in business o in first class per le Maldive, o ad esempio andare a Bali, o i Caraibi, o le Fiji, oppure potrei andare a Bora Bora senza pormi alcun tipo di problema, e a volte lo faccio anche. E una volta arrivato alloggerei in un resort 5 stelle lusso o un Airbnb con tutti i servizi annessi e magari anche uno chef privato. Per molte persone le cose che ho appena elencato sono impossibili da raggiungere e magari qualcuno si potrebbe anche un po' incazzare a sentirlo, ma la realtà dei fatti è questa. La verità è che con il duro lavoro e con una giusta guida tutti possono riuscirci, ed è il motivo per cui ho creato il mio sistema pronto all'uso. Parliamo quindi del passaggio numero 1, il prodotto. La scelta del prodotto è il primo passaggio del mio sistema pronto all'uso. Per molti potrà sembrare una cavolata e tante persone skipperanno questa parte credendo di sapere già come scegliere il prodotto giusto, quello vincente. Invece i più intelligenti di voi sanno che la scelta del prodotto è una parte importantissima nella creazione di un business online e sta alla base di tutto, ma i guru là fuori lo insegnano tutti in modo completamente sbagliato. Proprio come quando siete a scuola e non potete fare le equazioni senza aver prima padroneggiato le addizioni e le sottrazioni, allo stesso modo nel campo dell'e-commerce. Non potete creare un'azienda di successo senza aver prima scelto il prodotto perfetto. Oppure pensate anche alla casa dove vivete, le decorazioni sono belle, ma senza le fondamenta crolla tutto. Ecco perché non potete assolutamente saltare questa parte. Ma come si sceglie il prodotto perfetto? Innanzitutto dovete capire, come ho anche già spiegato, quale tipologia di prodotto volete vendere. Volete vendere un prodotto low ticket o high ticket? Volete vendere un prodotto con vendita singola o ricorrente? Volete vendere un prodotto problem solver o un prodotto broad? Volete vendere un prodotto più per le donne, più per gli uomini, oppure ad esempio
unisex. Una volta risposto a queste domande, dovete tenere a mente anche tutti i criteri che un prodotto venduto in dropshipping deve avere per forza. Il prodotto deve essere naturale e mettere a proprio agio il cliente. Il prodotto deve avere basse barriere emotive. Il prodotto non deve essere rivoluzionario. Non reinventate la ruota. Il prodotto deve essere familiare. Il prodotto deve essere scalabile. Una volta che avrete trovato un prodotto che soddisfa tutte queste qualità, potete iniziare a venderlo online. Proprio qui entra in gioco il secondo passaggio del mio sistema pronto all'uso: il brand. La grande differenza fra quello che insegno io ai miei studenti e quello che invece insegnano gli altri guru online è che io indirizzo le persone alla creazione di un brand, un'azienda vera e propria, che si fa scalare nel tempo e che fa dei suoi fondatori dell'imprenditore a 360 gradi. Il motivo per cui tante persone falliscono in questo business è che prendono la cosa molto alla leggera. Pensano che si possa semplicemente vendere due prodottini qui e lì e guadagnare soldi come se crescessero sugli alberi. Molte persone pensano che creare un business online sia un gioco, che sia una cosa semplice da fare in due sere assieme in un bel pacchetto di patatine e una birretta. Non è così. Fare soldi online è esattamente come fare soldi offline, solamente un po' più accessibile al giorno d'oggi. Non per questo non deve essere una cosa seria. Ora, il brand è esattamente quello che manca a molti business di dropshipping che vedo su internet. Mentre crea un e-commerce, fatti sempre questa domanda: sto creando un semplice store online oppure sto creando una vera e propria azienda? Se la risposta è la prima, allora stai sbagliando tutto e ti tocca ricominciare tutto da capo. Ma perché, Luca? Perché è così importante la creazione di un brand? Pippo e Paperino mi hanno detto che basta trovare un prodotto e fare un sito su Shopify per vendere. E l'hai fatto? Puoi provare che funziona? Perché tutti i nostri studenti riescono a fatturare anche centinaia di migliaia di euro ogni mese e invece tante altre persone rimangono completamente a zero? Pensa ad esempio a questi altri nostri studenti che continuano a generare soldi online. Pensi che si siano messi a vendere il prodottino, la cinesata? No, hanno costruito una vera e propria azienda da zero. Il brand è l'unica cosa che differenzia un semplice store online da una vera e propria azienda. Tutti possono aprire un negozio su Shopify, d'altro canto non tante persone riescono a creare un vero e proprio brand e un ecosistema che piace alle persone, che vende in modo continuo e che scala di mese in mese sempre di più. Ma cos'è un brand? Wikipedia lo definisce così: un brand è l'insieme degli elementi con cui si identificano prodotti o servizi di uno o più venditori al fine di differenziarli da altri offerti dalla concorrenza. Jeff Bezos dice che il brand è ciò che le altre persone dicono di te quando non sei nella stanza. Il brand è un concetto abbastanza astratto, quindi difficile da capire inizialmente. La creazione di un brand non è semplice come inventare un nome e creare un logo. Non ha degli step predefiniti che si possono seguire, ma è un insieme di vari componenti che assieme portano al risultato. Oggi, al contrario di quanto ho detto, per cercare di rendere il tutto più semplice per chi mi guarda, cercherò di stabilire dei criteri indispensabili in vari passaggi per cercare di capire meglio come costruire un brand e non il solito store uguale sempre a tutti gli altri. Per prima cosa bisogna trovare un nome e creare un logo rappresentante dell'azienda. Questo passaggio, anche se è marginale, non di certo il succo della creazione di un brand, è comunque necessario. Cerca di inventare un nome coerente con il prodotto che hai scelto di vendere, poi di creare il logo che dà vita a questo nome. Pensa ad alcuni esempi che ti ho accennato in precedenza. Il brand Snow per lo sbiancamento dei denti ha utilizzato un nome collegato alla neve bianca, alludendo al colore che diventeranno i tuoi denti dopo aver usato il prodotto. Il logo è dimostrazione del nome. Il brand Air Up, che vende bottigliette normalissime che però danno sapore all'acqua grazie a delle speciali capsule, ha utilizzato un nome che spiega esattamente il prodotto in vendita. Il logo anche qui è una brillante raffigurazione del prodotto. Dopo aver creato un nome e un logo per il proprio brand, è giunta l'ora di creare un sito per vendere il prodotto. Solitamente io e i miei studenti usiamo Shopify per farlo, è anche la piattaforma che usano la maggior parte dei brand online per vendere prodotti di questo tipo, perché semplifica tanto questo step. Ovviamente il sito deve essere costante con il logo e il nome. I colori devono essere fedeli al prodotto che hai scelto, anche lo stile generale deve corrispondere a ciò che si immaginerebbe un potenziale cliente quando pensa al tuo prodotto. Questo perché il processo di vendita non deve avere nessun attrito per il consumatore e questo deve sentirsi facilitato e felice mentre compra, così da aumentare in modo significativo le vendite e non perdere soldi inutilmente. Ovviamente, una volta completato il sito, dovremo cominciare a costruire
tutto il nostro percorso e la nostra presenza sui social. I social media ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Anche tu stai probabilmente guardando questo video ora su un social media. La gran parte dei tuoi potenziali clienti in questo momento stanno scrollando sui social, ignari del prodotto che potrebbe cambiargli la vita per sempre. Creare una presenza per il tuo brand sui social media facilita il collegamento fra il tuo prodotto e il consumatore finale, instaurando un rapporto più personale e aiutandoti a vendere. Secondo te, perché tutti i brand conosciuti al mondo cambiano la loro immagine profilo sui social durante il mese del Pride oppure durante eventi particolari? Perché sanno che così facendo si umanizzano e sembrano avere caratteristiche personali. Ricorda che le persone non comprano da loghi, ma comprano da altre persone. Ora siamo giunti all'ultimo step, che ovviamente è molto lontano dal solito storetto su Shopify, la così chiamata brand identity, compresa di storia e mission statement. Mi sembra già di poter vedere i commenti sotto a questo video. Ma che significa? Che sono ste baggianate? Oppure ad esempio, dimmi come vendere, che me ne frega della storiella? Ed è proprio qui che cascate, perché l'identità di un brand è parte essenziale di ogni brand. Questo è ciò che differenzia veramente lo store di due minuti che vi dicono di creare gli altri gurelli e invece un'azienda a tutti gli effetti. Vedi che tutti i brand di successo hanno una storia e una mission statement. Guarda per esempio Rolex, Tesla, McDonald's. McDonald's ha la sua mission statement e la sua storia è stata addirittura protagonista di un intero film su Netflix. Vai su Google e cerca il nome di un brand accompagnato dalla parola mission statement e potrai anche tu verificare ogni brand, dal più piccolo al più grande, dal più strano al più famoso. Ha pagine e pagine di sito web dedicate alla loro storia, alla loro missione, alla loro identità in generale. Ma perché è così importante questa brand identity? Perché le più grandi aziende sanno che non possono mischiarsi con la massa, non possono correre il rischio di essere dimenticati e di essere classificati come un altro di quei siti online. Devono essere diversi, devono spiccare rispetto agli altri, e se tu non porrai abbastanza importanza a questo step, cadrai nell'oblio, assieme a tutti gli altri store su Shopify che non ce l'hanno mai fatta e mai ce la faranno. Dopo aver parlato estensivamente della creazione di un brand, possiamo passare al terzo passaggio che delinea il mio sistema pronto all'uso, ovvero i clienti. Facile fare il login e il sitarello, ci siamo divertiti abbastanza, che tu ci creda o no, molte persone si fermano a questo punto. Pensano, ho scelto il prodotto, ho fatto il sito, può bastare, e aspettano un mese, due mesi, tre mesi, un anno, 10 anni. Poi un giorno si svegliano, vanno a guardare i risultati e ops, ma nessuno mi compra il prodotto, com'è possibile? Sicuramente questo modello di business è una truffa. E questi esseri praticamente li puoi trovare tutti lì incazzati nei commenti ad esempio dei miei reels, che ancora predicano che è tutto scam, che non esiste il discorso di fare soldi online eccetera eccetera. Eppure cazzo, ci sono migliaia, migliaia e migliaia ancora di persone che continuano costantemente a generare sempre più soldi online. E chi commenta ad esempio nei miei reels eccetera, ma è uno studente. Ogni studente che commenta, commenta sempre i propri risultati, ad esempio in live. Lo so, è imbarazzante, mi dispiace anche un po' per loro, perché se invece di arrabbiarsi si fermassero per un secondo a pensare con la logica, scoprirebbero quanto sono stupidi. Anche Amazon è un e-commerce, ma a quanto pare questi geni mica ci arrivano con quel cervelletto. Allora, trovare clienti è una delle parti più complicate di ogni business, quindi rilassati e stammi a sentire. Se ce la fanno milioni di aziende là fuori, ce la puoi fare anche tu. Per prima cosa parliamo delle pubblicità a pagamento, le famose Facebook Ads, Google Ads e più recentemente anche ovviamente le TikTok Ads. Queste pubblicità possono spingere fortissimo se fatte nel modo giusto, ma tantissime persone non le sanno fare, quindi si ritrovano a perdere soldi giorno dopo giorno. Di nuovo, non riuscendo a fare alcune vendite, si precipitano direttamente sotto ai miei video, anche video di altre persone, per insultare, invidiosi di chi invece ce l'ha fatta. Ma all'inizio di questo video io ti avevo premesso che questo modello di business si poteva anche iniziare con 0 euro di investimento. Quindi com'è mai possibile? Se c'è bisogno di pagare per trovare clienti a cui vendere il prodotto, ti dimentichi di una cosa importante però. La pubblicità a pagamento non è l'unico modo per trovare clienti. Non è l'unico modo. Sai quanti store abbiamo creato dove non abbiamo speso soldi in pubblicità e abbiamo generato anche 500.000 in qualche mese? Tanti. Vedi, tantissime persone riescono a vendere senza mai spendere un euro in ads. Anche tantissimi dei miei studenti mi dicono di riuscire a guadagnare cifre straordinarie senza mai spendere un euro in ads.
pubblicità. E riceviamo quotidianamente feedback di persone che riescono a generare soldi senza avere budget. Tramite i social e internet è possibile arrivare a tantissime persone in modo completamente organico, senza mai spendere un singolo euro in ads, senza mai doversi preoccupare di continui aumenti nei costi delle campagne e dei ban continui di Facebook. Una volta che avrai guadagnato dei soldi con l'organico, potrai imparare piano piano ad utilizzare le pubblicità a pagamento e ovviamente fatturare sempre di più, quindi andare a fare sempre più soldi, investire una parte del tuo ricavato dall'organico e incominciare anche a spingere eventualmente attraverso la pubblicità a pagamento. L'ultimo è il più importante passaggio del mio sistema pronto all'uso, è la crescita. Vedo tantissime persone che dopo aver guadagnato dei soldi, aver iniziato a fatturare con il loro brand in dropshipping, si fermano, oppure continuano con il dropshipping, con l'e-commerce, e non passano mai a qualcosa di più grosso, spaventati dalla crescita e dalle responsabilità di un vero imprenditore, perché ovviamente un vero imprenditore è una persona che ha sempre più responsabilità, ha sempre magari eventualmente più intoppi, più problemi da risolvere, ma sta sempre facendo più soldi. Non c'è nulla di più errato. Il dropshipping è solo l'inizio, è un test per capire se il prodotto che hai scelto ha mercato e se hai capito come funziona il gioco, ma ripeto, è un test, è una prova, non è nulla di più. Ora arriva la parte divertente, arriva quel momento di delegare il lavoro, arrivano i primi soldi importanti, arrivano le prime opportunità di investimento più grosse. Quindi cosa fare in questo caso? Molto semplice. Ciò che io faccio sempre in caso di un particolare brand che ha successo è quello di trasformarlo in un private label. Con un private label tu avrai ancora più controllo su tutto il processo e la logistica del business, molto di più che in dropshipping, perché dovrai comprare stock e potrai mettere sul prodotto il tuo marchio, fare il packaging, quindi incominciare a brandizzarlo proprio ad alti livelli. Ora che sai che il prodotto vende, non saranno più soldi buttati all'aria. Ora che sai come funziona tutto il sistema, non devi più avere paura che non riuscirai a fare tutto il dispensabile per avere ancora più successo. Alla fine è tutto un gioco. Una volta superato il primo grande ostacolo, quindi dopo aver completato le quattro fasi del mio sistema pronto all'uso, sarai perfettamente in grado di portare avanti il brand e ovviamente scalarlo. Presumibilmente per farlo arrivare ad un punto abbastanza grosso da poterlo vendere e fare un exit, oppure da delegarlo quasi al 100% e macinare soldi a dismisura. Lo so che tutto questo ti può sembrare super eccitante, ma prima dovresti sentire questo breve preavviso. Quando inizi questo percorso probabilmente passerai tantissimo tempo per cercare di capire come fare il tutto. Sceglierai il prodotto sbagliato più e più volte prima di iniziare a capire quali prodotti vendono e quali no. Passerai mesi a cercare di capire come funziona Shopify e come costruire uno store di successo. Farai errori su errori nella creazione del tuo brand, nella vendita del prodotto, nella ricerca anche dei clienti. Però ricorda, una volta che ci riuscirai, tutti i tuoi sforzi saranno ripagati fino all'ultimo centesimo. La prima vendita sarà la cosa più bella che potrai mai vedere. Sarai super felice di non aver mollato e di aver continuato nonostante tutti i fallimenti. La ricompensa finale ne vale la pena. Questo perché c'è una domanda mai vista prima nei prodotti online, soprattutto dopo ciò che è successo negli ultimi anni. Anche chi non aveva mai usato internet prima, ora preferisce comprare online che andare in un negozio fisico. E tu potrai essere un consumatore e perdere soldi da questa rivoluzione, oppure potrai essere un produttore ed ovviamente guadagnarci sopra. La domanda che probabilmente ti stai ponendo ora è: come posso ottenere risultati simili ai tuoi e a quelli dei tuoi studenti? La risposta è che ci sono ben due opzioni diverse. La prima opzione è quella di prendere le informazioni che ti ho dato oggi in questo video e provare a fare tutto completamente da solo. È un'opzione ovviamente validissima e se credi che sia l'opzione più adatta a te, allora prego. Sappi però che in questo caso perderai mesi o addirittura anni preziosi cercando di capire come fare tutto da solo, senza nessuno che ti aiuti o ti guidi verso le giuste decisioni da prendere. Questa potrebbe essere anche l'opzione più costosa, perché perderai mesi di tempo e perderai anche tutti i soldi che potresti aver guadagnato durante quei mesi se ti fossi fatto aiutare. Inoltre, senza le persone giuste pronte a venirti incontro e a rispondere ad ogni tua domanda, le probabilità di smettere di provarci sono altissime. Proprio per questo motivo ho creato la Valore Int e il percorso formativo Ecom Capital Academy, dove ti aiuta a creare il tuo primo e-commerce completamente da zero. Questa è la seconda opzione, ovvero farti seguire da un team di esperti che rispondono ad ogni tua domanda e ogni tuo dubbio, oltre che fornirti più di 2000
10.000 lezioni e guidarti al successo con il tuo primo e-commerce il più velocemente possibile. Non a caso tutte le storie di successo che hai sentito in questo video vengono proprio dai nostri percorsi formativi, ad esempio Comcapital, perché quando ti fai aiutare da esperti che lavorano in questo settore da anni in modo ossessionato ed aggressivo, non solo arriverai molto più velocemente ai risultati, ma nel lungo termine finirai per risparmiare tantissimi soldi, permettendoti di raggiungere tutti i tuoi obiettivi finanziari e non. Se Comcapital Academy è così amato da tutti, ci sarà un motivo. All'interno del percorso ti spieghiamo esattamente dalla A alla Z come si vende online con l'e-commerce, sia che inizi oggi, sia che vuoi far esplodere il tuo business già avviato, come si costruisce da zero e come si porta al successo un brand, trasformandolo da sconosciuto a virale e profittevole in poco tempo. Come vendere vagonate di prodotti fisici e digitali anche se non l'hai mai fatto prima. Come portare ondate di traffico nuovo e genuino a costo zero sul tuo sito e far esplodere di vendite il tuo e-commerce. Come ti ho già detto, queste informazioni sono le stesse che hanno permesso a tutti i miei studenti di generare cifre assurde, che molte persone non vedono neanche in 40 anni di lavoro. Ogni giorno riceviamo in modo costante da anni decine e decine di feedback di studenti di qualsiasi età, sia giovani studenti che studenti che hanno anche dei bambini, quindi insomma over 30 con dei bambini con delle altissime responsabilità, e nonostante questo fanno veramente tantissimi soldi. Sono generoso e voglio dirti alcune delle cose che imparerai all'interno di questo percorso. Le basi dell'e-commerce, tutto quello che devi sapere prima di iniziare a vendere online, è racchiuso tutto nel modulo introduttivo di Comcapital. Le basi di Shopify, parti da zero? Queste lezioni ti aiuteranno a conoscere la piattaforma più famosa per vendere online e trasformarti da principiante ad esperto. Tutto su Shopify, anche i moduli avanzati, tutti i segreti e le tecniche avanzate per spremere al massimo la piattaforma e imparare a produrre performance migliori con il tuo e-commerce grazie ad essa. Come costruire delle grafiche vincenti per il tuo e-commerce? Lo sapevi che puoi migliorare immediatamente le conversioni di uno store online fino al 200% in più, aumentare le vendite, abbassare i costi pubblicitari di acquisizione clienti, aumentando di conseguenza i margini di guadagno sul singolo prodotto, e tutto ciò solo grazie alle tecniche per costruire store attraenti. In queste lezioni scoverai tutti i segreti delle grafiche vincenti per l'e-commerce. Dopo averle viste, il tuo negozio non sarà mai più lo stesso. Molte persone non hanno budget, e all'interno di Comcapital Academy c'è anche un mini corso che spiega esattamente step by step a come generare le prime entrate dal nulla, di conseguenza investendo letteralmente zero euro. Dropshipping 2.0, inizia dal nulla e guadagna subito con il tuo shop online con questo metodo avanzato e più remunerativo per fare dropshipping. Ci sono lezioni che ti portano step by step dal dropshipping al private label, il metodo completo per partire davvero da zero e fare il salto di qualità per costruire il tuo brand personale, qualsiasi prodotto ovviamente tu voglia vendere. Abbiamo un programma all'interno di Comcapital Academy tutto dedicato a Facebook Ads, abbiamo un master in Facebook Ads dove spieghiamo tutti i retroscena, dove facciamo vedere live noi che scaliamo brand multimilionari, tutto all'interno di un master che è all'interno di questo percorso. Abbiamo un programma avanzato di Google Ads, un master in Google Ads, sempre all'interno di Comcapital Academy, che insegna tutti i retroscena, e sempre stessa cosa, mostriamo live mentre scaliamo brand multimilionari con Google Ads. Spieghiamo dalla A alla Z la SEO, quindi come posizionare in modo organico il tuo store all'interno dei motori di ricerca e come ottimizzare al meglio le performance del tuo store in organico. Molti dicono: ma la SEO per l'e-commerce è morta? Non credo proprio. Se sai come sfruttarla, è ancora una strategia vincente per aver successo. Scopri come sfruttarla al massimo per produrre più vendite. Facciamo vedere live come attraverso i nostri store riusciamo a generare cifre a 7 zeri attraverso i soli SMS allacciati all'e-commerce. Spieghiamo tutto anche per quanto riguarda i prodotti digitali, come vendere dei prodotti digitali, quindi dove non hai nessun costo del prodotto, lo crei una volta e lo vendi all'infinito. Abbiamo un master intero su TikTok, un intero corso all'interno della nostra Academy dove spieghiamo tutti i retroscena di TikTok e come spingere un brand al massimo su TikTok, sia a pagamento ma soprattutto
anche inorganico. Il pezzo forte anche arriva sull'influencer marketing, dove noi abbiamo generato veramente, per chi ci conosce, pacchi di soldi solo attraverso l'influencer marketing, che nella maggior parte dei casi non spendiamo nulla. A differenza di molte aziende che spendono su influencer grossi e i ritorni di certo non sono quelli che aspettavi, noi insegniamo a come spendere 0 euro e trarne il massimo profitto dai migliori influencer sul mercato. E nella maggior parte dei casi senza pagarli, al massimo scambio merch. Spieghiamo come posizionare il tuo brand su Instagram, come trarre il maggior profitto da questo social, come spremerlo a 360 gradi. Inoltre, per la primissima volta in Italia, ti spiego come costruire il tuo impero a costo zero grazie, ovviamente, alle fonti di traffico alternative. E parliamo di YouTube, parliamo di TikTok, parliamo di Pinterest. E non è finita qui, perché una volta entrato all'interno di Ecom Capital, ti verrà assegnato un coach esperto di e-commerce dedicato H24, 7 giorni su 7, questa è la nostra forza principale, perché è una persona che ti andrà a aiutare per qualsiasi dubbio e ti aiuterà a costruire il tuo primo e-commerce di successo. Una persona dedicata su WhatsApp H24, 7 giorni su 7. Un vero gioiello su cui puoi contare, che non ti viene offerto da nessun'altra parte. E per il momento mi fermo qui, perché all'interno ci sono svariati bonus e non è nulla in confronto a quello che è stato appena detto. Ora, detto ciò, io genero tantissimi soldi attraverso l'e-commerce, attraverso anche ovviamente la nostra formazione. I miei studenti fanno altrettanto. Ora la scelta è solo completamente tua. Spero di vederti all'interno della nostra Academy, oppure ti auguro una buona fortuna per l'avvio del tuo primo business. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!